Natale è alle porte e abbiamo pensato a un menù sfizioso, goloso e molto semplice. A cucinare con me ci saranno le campionesse della Igor Gorgonzola Volley Novara per una sfida all'ultimo ingrediente. Chiara, ben arrivata. Grazie, ciao carissima. Ciao. Ci siamo. Vai. Maika. Ciao, ciao Maika. A te. Megan. Ciao. Ecco a te il tuo grembiule. Scopriamo insieme gli ingredienti. Gorgonzola Igor, del burro, del prosciutto a cubetti, del sedano, addirittura della curcuma e delle noci. Allora Chiara, leggi cosa c'è in questa pergamena. Pasta brisée con gorgonzola e pere, tartine gorgonzola e noci, panzerottini ripieni di gorgonzola, bicchierini di gorgonzola, sedano e noci. Bene, siete cariche? Pronte? Partiamo! Prima cosa, dovremo stendere la pasta brisée, che è già stesa, la dovremo coppare per poi cuocerla in forno. Ok, next, pera. Quindi adesso ti prendi il taglierino, ti metti lì, prendi le pere, le peliamo, le tagliamo a cubetti, proprio cubetto molto fine. All'ultima preparazione, gorgonzola piccante, lo stempererai in una boule, con due cucchiai farai una forma che poi ti spiego. A chiudere poi della curcuma, profumo di autunno. Bravissima, vedi che soddisfazione, wow! Ok, questo qua lo mettiamo in forno. Nel frattempo che cuoce la nostra pasta brisée, andiamo sulla prossima ricetta, tartina con gorgonzola e noci. Prendiamo un coppa pasta rotondo, taglieremo il nostro pane. Quando è pronto, lo rosoleremo in padella con del burro. Tu inizierai a fare la crema di gorgonzola dolce. Un cucchiaio lo apri e lo stemperi con un po' di panna. E per te adesso andiamo ancora al taglio, quindi tagliamo le noci e le saltiamo poi in padella. We add the cream, perché deve diventare un po' soft, quindi leggera. Condiamo con un pochino di pepe e un pochino di sale. Un cucchiaio di burro. Salt. Ok. Adesso è il momento più bello, comporre il piatto. Quindi gorgonzola dolce, mettiamo un po' di crunchy e poi maggiorana. Come on, tocca a voi. Bravo, like, you know the salsa. Allora ragazze, la pasta brisée è pronta, quindi adesso la comporremo. Gorgonzola, Igor piccante, qualche cubetto di pera che ci addolcisce il tutto, and the curcuma. Questo lo mangio io. And you close with the curcuma. Okay. Great. Okay. For the first time, per la prima volta, gorgonzola piccante. È arrivato il momento del terzo aperitivo, panzerottini con gorgonzola e prosciutto. Andiamo a stendere la nostra pasta. Nel frattempo prepariamo anche il ripieno. Gorgonzola dolce, rimuovi la pelle e lo mischi in una boule con del prosciutto cotto. Semplicissimo. Wow!
adesso li copiamo. Inumidiamo leggermente l'esterno, così. Lo chiudiamo così. Bene ragazze, tocca a voi. Ok, adesso ci dedichiamo alla cottura. Una bella salata che sta sempre bene col fritto. Adesso abbiamo l'ultimo aperitivo, quindi un bicchierino di gorgonzola con sedano e noci. Tu mi vai di crema al gorgonzola dolce. Mi stemperi in questa boule il gorgonzola con un po' di panna fresca. Tu adesso ti dedichi al celery. Queste qua le mettiamo in una boule con dell'acqua e ghiaccio, perché il ghiaccio le rende croccanti. Un pochino di sale che ci dà sapore e un pizzico di pepe. Bello, guarda che ben di Dio. Tu parti con le noci. Direi che possiamo assemblare. Oh my gosh. Vedi, questo è il backstage che piace. Cioè, no. Poi andiamo con le nostre splendide noci e andiamo a mettere i riccioli di sedano che è croccantissimo. Chi lo vuole provare? Oh, io. Like, wow. Grazie ragazze, sì. Siete le number one. Gli aperitivi sono conclusi. Non perdete però la Christmas Challenge di Gorgonzola. Alla prossima sfida.